posso. Antipasto di prosciutto, burro e acciughe. Una porzione di pasta asciutta con una fettina di filetto di mangiaferri e contorno di fagiolini. Poi formaggio e una banana. Molto bene, signorina. Vino? Niente vino e niente pane. Grissini. Grissini. Ah, e mi raccomando, che la razione di pasta non superi i 100 grammi, sa? È molto importante. Importante. Certo, per le calorie. Le calorie di chi? Ma le mie, sa? Io faccio la manchen, l'indossatrice, e devo mantenere la linea a tutti i costi. E una ragazza della mia età e costituzione ha bisogno di 3.000 calorie al giorno, quindi 1.500 per pasto, esattamente quanto le ho appena ordinato. Ah, una cosa, che la razione di carne non superi 100 grammi. Ma 100 grammi? Non doveva essere la pasta asciutta? Anche la pasta. Si sbrighi, per favore, eh? Subito. Scusi, ma il filetto di manzo è terminato. Fa nulla, sostituisca il filetto con, vediamo, 100 grammi di pollo. Va bene, quindi facciamo antipasto, pasta, pollo, fagiolini. Eh no, dato che il pollo apporta 121 calorie anziché le 107 del filetto di manzo e siccome i fagiolini apportano 18 calorie, supererei la dieta così di 4 calorie, per cui niente fagiolini. Purtroppo non abbiamo nient'altro di verdura per contorno. Vuol proprio darmi i fagiolini? Vuol proprio darmi i fagiolini? Mi dia i fagiolini, tolga il prosciutto e il formaggio, aumenti la pasta di 50 grammi e sostituisca il pollo con lo stoccafisso. Stoccafisso? Ma quando me l'ha ordinato? Mai! Però lo stoccafisso deve sostituire il filetto. Ma il filetto? Non l'aveva già sostituito con il pollo? Sì, nel caso non ci fossero stati i fagiolini, Insomma, i fagiolini li vuole o non li vuole? Dipende, li potrei anche ordinare se lei mi portasse lo stoccafisso. Signorina, io lo stoccafisso, non glielo porto! Ma allora è tutto semplice! Meno male. Antipasta senza prosciutto e pasta non superiore ai 200 grammi. Ma lei mi ha detto che non doveva superare i 100, non i 200. È vero, ma nel caso di, scriva, prosciutto, filetto, pollo, fagiolini, oppure prosciutto, formaggio, pollo senza fagiolini, al contrario nel caso di prosciutto, filetto, acciughe e fagiolini, la razione di pasta deve essere 200 e non di 100 grammi, altrimenti devo ordinare 4 banane anziché una per sostituire le 346 calorie secondo antipasta che lei non vuole portarmi. Allora, le porto 4 banane? D'accordo, ma tenga presente che con 4 banane supererai i 92 le calorie necessarie per mantenere la linea. E allora facciamo antipasto, burro, acciughe, 100 grammi di pasta, stoccafisso, banane, grissini? Per carità! Niente, grissini? I fagiolini con lo stoccafisso li voleva? Sì, ma non con le banane! Eppure sono buone le banane con i fagiolini! Li potrei anche ordinare, però dovrei... consideri che ogni banana apporta 92 calorie, quindi lei mi porta un antipasto di prosciutto, burro, acciughe, pollo, fagiolini, pure prosciutto, formaggio, pollo, stoccafisso, fagiolini. E se è più comodo mi porta semplicemente acciughe, pollo, fagiolini, stoccafisso. Però faccia presto, per carità, Scusi, ma pasta, quanta ne vuole? Ma 100 grammi, è logico! Pollo o stoccafisso? Stoccafisso! E i fagiolini li vuole un po'? Così! Ma certamente, ma guardi! E allora, facciamo. Antipasto, burro, acciughe, banane e grissini! No, no, no! Così, guasta tutto! Con le 4 banane!
acciughe, stoccafisso e fagiolini.